Brilla sempre. Di che cosa parli in questo libro? Allora, si tratta di un percorso che ho deciso di mettere nero su bianco, in parte riguardo un po' quella che è stata la mia vita, quindi una storia abbastanza difficoltosa e tortuosa che alla fine trova, vede la luce attraverso l'aiuto della psicoterapia. E quindi il titolo proprio indica, vuole indicare questo, brillare sempre, cioè ricordare che dentro ognuno di noi c'è una luce e che non deve essere spenta da nessuno. È il tuo primo libro? Sì. Ho in mente di scriverne altri, però è il primo, sì. E questo è il settore che ti piace? Sì, sì, il settore che esplora l'interiorità, è, diciamo, è tutto quello che magari in questo periodo non viene tanto trattato, quindi la spiritualità e l'essenza, diciamo così. Tu cosa fai nella vita? Io sono un'insegnante, insegno all'alberghiero di Legastella. Sono molto contenta di essere lì. Sicuramente, anche perché è un settore importante quello per quanto riguarda i giovani, soprattutto per il nostro territorio. Allora, questo libro tu l'hai scritto mettendo anche qualcosa di tuo dentro? Sì, 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 in realtà ovviamente è romanzato, però per la maggior parte si tratta di estratti di testo che sono venuti fuori proprio dal percorso di psicoterapia che io ho deciso di intraprendere. Quindi poi, una volta come dire, posseduto tutto questo materiale, ho deciso di romanzarlo appunto e poi di renderlo fruibile perché credo che possa essere utile agli altri. Il personaggio di questo tuo libro è un uomo o una donna? Non è una ragazza, si chiama Amelia e un po' diciamo viene sviscerato all'interno del libro tutto il suo percorso, dall'infanzia fino all'età più o meno adulta. Su cosa vuoi far riflettere tu? Voglio far riflettere sull'importanza dell'aprirsi e del chiedere aiuto se necessario, quindi spesso sento ancora persone che hanno un po' di reticenza a rivolgersi agli psicologi o agli psicoterapeuti, invece non bisogna avere paura perché quando si trova lo specialista giusto la vita può cambiare. Panchetto è una sardina, da un giorno inizia con la sua vita. Nel suo corpo si vedono solo gli occhi, nuota in mezzo al mare con tutti i suoi gemelli, brillano sotto il sole come dei gioielli, mangio come